Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 8. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti alla stagione 8, episodio 83 di Mio Podcasting. Questa puntata parleremo di una bloggata sul blog proveniente dal blog di Paleocontatto, in cui intitolata appunto I MIB Men in Black nascono nel 1954 dalla penna di Philip K. Dick. Incredibile, ma vero, i famosi MIB Men in Black nascono nel 1954 proprio dalla penna del visionario scrittore di fantascienza Philip K. Dick nel racconto L'Uomo Dorato, The Golden Man, pubblicato nel 1954 su Words of Science Fiction. Gli agenti del governo DCA, ben vestiti, dotati di giacca e cravatta, con un elegante vestito scuro, equipaggiati con tecnologia sorprendente per il potenziamento energetico, rappresentano la nascita ufficiale del mito dei Men in Black, di cui l'editoria fufalogica si nutrirà spacciando cazzate tonanti per molti decenni a venire. L'Uomo Dorato, The Golden Man, del 1954, pubblicato appunto su Words of If, fabula, è un intreccio lineare con vampiri o demoni ed esseri giganti, tutti immaginati come esseri mutanti in lotta con esseri umani. La fabula è centrata sull'Uomo Dorato, un mutante gigante che è uno dei tanti mutanti che compaiono sulla Terra da 60 anni. È un predatore, questo Uomo Dorato, che si nutre di esseri umani assorbendoli. Agenti federali, i famosi protogenesi dei MIB, Men in Black, danno la caccia ai mutanti per difendere gli esseri umani dall'estinzione. Il racconto di Philip K. Dick è un intreccio lineare. Il colpo di scena della favola è la capacità dell'Uomo Dorato di sedurre sessualmente tutte le donne che incontrava per aspergere in modo irresponsabile la sua progenie come un animale. Narratore esterno del racconto, non onnisciente ed invisibile. Zero empatia con i personaggi principali, ambientazione da X-File, in alcune parti gli spiegoni sono doppiamente ripetuti, il ritmo della favola muta in soporifero, anche con dialoghi talvolta, se non spesso, inutilmente lunghi. Per un lettore attento, l'intreccio dell'Uomo Dorato appare incoerente in varie parti, come se la favola fosse stata composta appiccicando quattro sequenze relative a tre fabule totalmente diverse tra loro. Nel complesso sono a mio avviso comunque molto belli i dialoghi dei vari personaggi, che anche se talvolta un po' prolissi e lenti, scorrono comunque bene, suggerendo un film mentale in divenire nella mente del lettore. Format: è un racconto di fantascienza che oggi sarebbe classificato come molto lungo, de fatto un libro. La descrizione talvolta un po' prolisse, ci sono rallentamenti e parti noiose nell'intreccio, essendo inutili al proseguimento della favola. Come aspetto tecnologico di hard sci-fi, ci sono sporadiche aperture appunto all'hard sci-fi con fanta evoluzione darwiniana, dispositivi di ricerca, piccoli aspetti di neuroscienza e dispositivi appunto super potenziati dei Men in Black, di cui no, però non se ne spiega il funzionamento. Il racconto è etichettabile come un racconto di fantascienza lontana quasi fantasy. Elemento di genesi ufologica appunto nel racconto di Philip K. Dick del 54, The Golden Man, L'Uomo Dorato. Gli agenti, come vi ho già detto, gli agenti del governo DCA, che sono dei co-protagonisti, sono dotati di tecnologia a potenziamento energetico e rappresentano la nascita ufficiale dei MIB Men in Black, di
cui poi l'editoria fuffalogica si nutrirà per decenni. Ok, per questa breve puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.